col dire che il libro di cui parleremo oggi non mi è piaciuto da 5 stelline, però mi ha lasciato qualche spunto di riflessione che voglio condividere con voi. Benvenuti nella Books Review del lunedì. Come state? Spero tutto bene e spero che la voglia di leggere non vi sia passata in questo periodo di clausura che sta inesorabilmente proseguendo. Il libro di cui voglio parlare oggi è Will ti presento Will di John Green e David Levithan, uscito nel 2010 per PM Pickwick. La storia è molto intrigante, chiaramente è un libro per adolescenti di formazione adolescenziale, come la stragrande maggioranza, se non la totalità, delle opere di John Green, appunto, però la tematica è molto incentrata su un'unica via, che è quella dell'omosessualità vista attraverso gli occhi degli adolescenti. È una panoramica molto differente rispetto a quello che tutti abbiamo nella nostra testa per quanto riguarda appunto questo tema. La storia è alternata perché appunto gli autori che hanno collaborato a questo libro sono due, con due stili piuttosto diversi, e sono i due punti di vista di questi due ragazzi che si chiamano entrambi Will Grayson e hanno entrambi la stessa età, ma abitano a qualche città di distanza, sempre nel Nord America, e hanno due vite diverse, due modi di vedere la vita differenti, due contesti diversi nel quale vivere la propria esperienza di vita. Noi vediamo per primo Will Grayson, appunto, il primo Will Grayson che è amico di Tiny, ovvero un adolescente in sovrappeso. Viene chiarito fin da subito che il suo migliore amico è in sovrappeso e soprattutto è molto molto estroverso, molto molto capace di mostrare un se stesso a 360 gradi senza paura del pregiudizio. Anzi, il pregiudizio è un po' il suo pane per ribattere, ha imparato con l'esperienza a ribattere a qualunque critica gli venga mossa. E Will Grayson, appunto, è molto amico suo, però risente un pochino della sua personalità, perché è molto diversa dalla propria. Lui invece è una persona molto riservata, che tiene le cose per sé, che non sa ancora l'amore dove lo porterà. E la prima impressione che abbiamo di questo Will è che anche lui, come Tiny, che viene esplicitato fin da subito, sia omosessuale. Ovviamente questa recensione avrà degli spoiler, quindi se non avete letto questo libro, fermatevi qua. Andate a leggerlo e poi tornate. Invece, nel secondo capitolo già vediamo l'alternanza conoscendo il secondo Will Grayson, che ha le prese con una chat nel quale conosce l'oggetto del suo amore, quindi questo ragazzo perfetto, questo ragazzo ideale nella sua visione delle cose. Questo secondo Will Grayson è chiaramente omosessuale, ma non ha ancora avuto il coraggio di fare coming out con nessuno, nemmeno con la sua migliore amica, con il quale ha instaurato una breve relazione, ma rendendosi conto che era solamente una cosa di facciata che gli serviva per salvaguardare la sua identità, alla fine era finita e ovviamente la migliore amica non si è mai rassegnata a questa cosa. La storia prosegue con questa alternanza e va a finire che questi due Will si conoscono in occasione da parte di un Will, di un concerto nel quale per un motivo o per l'altro è rimasto tagliato fuori mentre i suoi amici sono andati a vedere questo concerto. E invece il secondo Will Grayson per conoscere appunto l'oggetto del suo amore, quindi in una sorta di appuntamento nel quale andava a conoscere questo ragazzo. Entrambi rimangono delusi un po' dalla situazione per un motivo o per l'altro e destino vuole che essi si incontrino. Il primo Will fa conoscere Tiny al secondo, rendendosi conto che appunto il secondo Will è chiaramente omosessuale e Tiny è sempre alla caccia di questo grande amore, che sembra impossibile da trovare, ogni volta sembra essere il grande amore e invece no. La storia continua con Tiny che frequenta regolarmente, secondo Will Grayson, ma che si ritrova a scontrarsi con una personalità completamente diversa dalla propria. Il primo Will Grayson invece comincia a barcamenarsi tra la sessualità del suo migliore amico e la propria. La personalità di Tiny è talmente forte da quasi sovrastare quella del primo Will nella loro amicizia. Infatti Will si sente un po' schiacciato da questa cosa e tende ad allontanarsi da Tiny man mano che la storia prosegue. Ovviamente il finale sarà bello, ma del finale vi voglio parlare, appunto, c'è spoiler, perché è un finale che ti fa cambiare completamente la prospettiva. Infatti la cosa che mi ha stupito di questo libro è che la trama sembra andare in una direzione che pensavo io era quella di scoprire che anche il primo Will in realtà era omosessuale, se ne rendeva conto
E trovò il coraggio di dichiararsi al secondo Will. Fin dal titolo io avevo capito che fosse così la storia. Invece, arrivando verso il finale, il primo Will si scopre che è etero e intraprende una relazione eterosessuale. Il secondo Will, dopo essersi allontanato da Tiny, sempre per lo stesso motivo per cui si era allontanato il primo Will, ritorna sui suoi passi rendendosi conto che Tiny è una persona meravigliosa, una persona che necessita comunque di una sorta di freno e che quindi lui potrebbe essere la persona ideale per lui, e si scopre nel finale che il protagonista vero e morale di questo romanzo è lo stesso Tiny. Attraverso il personaggio di Tiny, che viene messo in secondo piano fin da subito, ma sempre ficcato in mezzo in qualunque evento riguardi i due Will, è il vero protagonista, appunto. E noi ci rendiamo conto che attraverso questo personaggino, o personaggione, dato che la fisicità consente questo termine, ci porta attraverso la visione dell'omosessualità nella società degli adolescenti. Detto questo, mi è piaciuto molto proprio perché il finale è risultato così sorprendente. Un finale così sorprendente è difficile da trovare in un libro, è difficile per uno, anzi due autori, mettersi d'accordo sul fatto di inserire un personaggio secondario, sempre e comunque negli eventi dei due protagonisti, che dal titolo appunto sono i due protagonisti veri ed effettivi del romanzo, fino a far arrivare al lettore alla consapevolezza che in realtà questo personaggio secondario costituiva il vero protagonista della storia. È una cosa che mi ha veramente sorpreso e mi ha fatto rivalutare completamente il personaggio di Tiny, che se all'inizio era un ostacolo fastidioso anche nella vita dei due protagonisti, alla fine risulta essere un personaggio veramente tenero, dolce, che ha tanto da nascondere dietro questa sua corazza fatta di lustrini e fatta di immagine, in sostanza, di immagine e parole. Lui ha tanto da nascondere, lui è stato bullizzato, lui è stato vittima del pregiudizio, sia per il modo di vestire, il modo di parlare, la sua fisicità, il suo orientamento sessuale in particolare. I due Will, piano piano, da che avevano una visione superficiale della persona, tendono a confortarlo, ad essergli vicini in quanto amici, in quanto potenziali partner, e gli fanno capire che gli vogliono bene così com'è, che sembra una morale scontata, ma nel contesto in cui siamo proiettati con questo romanzo non lo è assolutamente. L'adolescente medio, non conoscendo questo tipo di orientamento sessuale, tende a demonizzare, come fa l'umanità in generale quando si trova a fronteggiare qualcosa di diverso. E mi ha sorpreso oltre al fatto che comunque, come avevo già detto, lo stile di John Green è scorrevole, quindi comunque tu riesci a entrare nella storia in un modo o nell'altro attraverso lo stile di quest'autore e di quest'altro autore che è David Levithan, di cui probabilmente leggerò qualcos'altro. Abbiamo appunto questa esplorazione della sfera omosessuale attraverso questi vari personaggi. Prima di tutto Tiny non ha paura di rivelare la sua omosessualità fin da subito, fin dal momento in cui se ne rende conto, dato che si palesa veramente in giovane età nella sua personalità, questa sfaccettatura. Lui non ha paura di dimostrarlo agli altri, lui fa di tutto, anzi, perché gli altri lo sappiano, perché gli altri sappiano quanto lui sia fantasioso, esoso, non si fa abbattere dal giudizio degli altri, anzi, fa di tutto per contrastarlo. Poi abbiamo il primo Will, che è il primo personaggio che andiamo a conoscere, che appunto, come dicevo prima, non ha un'idea molto chiara di quale sia il suo orientamento sessuale, di quali siano i potenziali affetti, le potenziali relazioni che lui potrebbe avere. Ha questa sorta di interesse verso un'amica che gli fa conoscere Tiny, tra l'altro, ma non sa se vuole intraprendere una relazione con lei, e alla fine si scopre che il dubbio non nasce per il fatto di non sapere se è omosessuale o meno, ma solo per il fatto di intraprendere qualcosa di serio con una persona a un'età in cui le relazioni non sono proprio le protagoniste della propria vita, ci sono tante cose che costellano la vita degli adolescenti. Abbiamo poi infine il secondo Will, che è omosessuale, se ne è reso conto, lo sa perfettamente, ma che non sa come dirlo agli altri, non sa come dirlo al mondo, e l'unica cosa che può fare è chiudersi in questo guscio, protetto dalle porte, protetto dalle parole
con cui inveisce contro gli amici e i compagni, e una facciata assolutamente eterosessuale. Lui dà l'impressione al mondo di essere omosessuale quando in realtà dentro profondamente non lo è. Rappresentano questi tre ragazzi tre differenti sfaccettature del percorso che porta al vero e proprio orientamento sessuale nella fascia d'età adolescenziale, ed è un argomento ultimamente molto molto utilizzato, perché si sta andando verso un progresso nel quale chiunque, qualunque sia la sua natura e il suo orientamento sessuale, viene integrato nella società al pari di chiunque altro, però allo stesso tempo viene analizzato in una sfaccettatura che io non avevo mai ritrovato in altri libri. Poi, se ci sono altri libri che hanno questa stessa venatura, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e io andrò a dargli una sbirciatina. In sostanza, un libro che secondo me vale la pena di leggere. Non è famosissimo, non è stato tratto nessun film o serie TV da questo libro, ma al giorno d'oggi potrebbe piacere molto a degli adolescenti al pari degli altri capisaldi della carriera letteraria di John Green. Quindi secondo me è un libro da leggere. Il motivo per cui non ho dato 5 stelline è perché appunto io pensavo che parlasse di una cosa, invece parlava di tutt'altro, però il fatto che il tutto sia svoltato in un'altra direzione mi ha fatto aggiungere stelline a quelle che inizialmente pensavo di dargli. Mi ha stupito piacevolmente il fatto che il personaggio di Tiny avesse un senso, perché, come ho detto, mi infastidiva quasi la presenza di questo energumeno che si ficcava in mezzo alle faccende personali dei due Will. Poi alla fine ho capito perché. Alla fine si capisce per quale motivo Tiny sia così, per quale motivo tenda ad essere un impiccione. Consigliato soprattutto agli adolescenti, molto 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 consigliato. Vorrei sapere tantissimo la vostra opinione su questo tema e questo libro, quindi se vi va lasciatemi qua sotto un commento, positivo o negativo che sia, nei limiti della decenza, e io vi risponderò molto molto volentieri. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino, se vi piace questo canale, questo format e i video che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Qua sotto nella descrizione trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze, nel quale mi potete scrivere qualunque sia la vostra richiesta e io farò in modo di rispondervi il più completamente possibile. Noi ci vediamo con il prossimo video con Cartoon Joe giovedì 14 maggio, mentre la prossima Books Review sarà il 25 maggio. Ci vediamo ad un prossimo video, un bacione, ciao!